Ciao, saluti a tutti, saluti qua dall'Argentina. Sono a Rosario, qua nel palazzo della famiglia Ronco, la famiglia della mia mamma. Qua ci sono vari dipinti, qua, della mia zia che faceva pintora, Ida Ronco. Qua un altro dipinto. Qua c'è la foto del bisnonno. Si vede? Qua il bisnonno, Emanuele Ronco, il bisnonno. Qua c'è la bisnonna, Rosa Marini. Là c'è il mio bisnonno, quello non è mai venuto in Argentina. Si vede là? Quello è Matteo Ronco. Questa è la mia mamma, Rosa Stella Ronco. E qua c'è il patio, la cucina. E qua c'è anche il giardino, tutto. Ebbene, sono qua in Argentina sistemando questa casa perché è stata saccheggiata, la casa è stata saccheggiata. Io ho fatto la successione, ho contrattato degli avvocati, alla fine gli avvocati hanno fatto quello che volevano e adesso ho tanti problemi burocratici. Carabinieri, rapporti poliziali, tutta quella roba per fare la gente fare le cose come devono essere fatte. Ebbene, sono già 10 anni con questa storia. La mia famiglia aveva più o meno 20 proprietà in Sud America, tra il Brasile e l'Argentina. Tra distributore e mio padre nell'industria dei treni, che treni quando erano britannici, e la mia mamma con l'industria del trasporto qua in Argentina, ok? Tra i due la famiglia aveva 20-25 proprietà. Bene, oggi sono rimaste 3 o 4 per conto di tutto quello che già conosciamo, non solo per conto della globalizzazione, ma anche per conto delle questioni argentine e sudamericane. Che quello che seguono un po' sanno che le cose non sono facili qua. Io, per esempio, sono dell'idea che l'Argentina deve parlare italiano, c'è un problema linguistico qua. Lo spagnolo americano è molto semplice, mancano parole, la gente non riesce a organizzarsi di una forma adeguata al mondo internazionale oggi. Così tutta quella struttura che viene dall'estero, come è successo con la mia famiglia, che viene qua, costruisce, fabbrica, comincia. Dopo non prospera perché la cultura locale riduce tutto a una cosa un po' più semplice e rimane alla fine tutti che rubano, la truffa, quelle cose che si possono fare in poco tempo senza il piacere per il lavoro, per la conoscenza, sai? Bene, io dico che se l'Argentina decide di cambiare lingua, sviluppare la lingua, sarà un paese bellissimo perché c'è un'opportunità qua gigantesca. L'Argentina è l'unico posto del mondo. Perché quando parlo dell'Argentina è tipo un terzo da tutta l'Argentina che è del tamagno dell'Unione Europea o dalla Francia, diciamo così, è un territorio del tamagno della Francia, tutto pianura, che tu fai un buco di 30 centimetri e viene l'acqua potabile, potabile. Va bene, torniamo qua alla casa della famiglia Ligure, guarda che bellezza, questo esco un po'. Questa è la biblioteca, perché ancora i mobili sono stati tutti rubati, la casa è stata saccheggiata, ma va bene, io sono qua pulendo, lavorando abbastanza, ho sistemato già abbastanza, ma ancora non ho l'elettricità, ancora non ho il wifi, ancora non ho il gas, così sono con le lanterne, con le candele e sono a sfruttare questa bella vita paleolitica che a me mi piace, ok? Perché sono molto collegato, lavoro sempre così, mi viene bene un po' stare lontano dalla vita del 2021, ma allo stesso tempo sono in pieno centro, cioè alla squina di casa ci sono il caffè con wifi, c'è bar, c'è il ristorante, c'è di tutto e la quarantena qua sta rispettando metà, per me sta bene, no? Sta meglio dell'Europa qua, in quell'aspetto. Bene, parliamo delle robe di Le Groupe e le robe di Augustin. Bene, notizie. Bene, non sono a fare tanto video perché sono occupato con cose personali. Voleva dire, quegli italiani che mi dicono che bellezza che tu stai in Argentina, nella terra senza legge, nella questa cosa dell'anarchia, della mancanza di strutture.
Guarda, è buono per alcune cose, come ho detto, la quarantena è un po' più rilassata qua e sta meglio, ognuno ha la sua propria intelligenza per proteggersi dalla malattia, ma allo stesso tempo abbiamo questo caso qua, tu vuoi vendere una proprietà in Argentina e stai nel caos perché anche a tribunale gli avvocati fanno quello che vogliono, così tu devi stare, avere 100 mani perché non si può fidare da nessuno, non puoi uscire, dalla tua casa, si mette gente nella tua casa e non ci sono leggi sostanziali per proteggere la tua propria casa, si capisce? Così c'è molta criminalità, molta violenza quando non ci stanno le regole, per quello io preferisco un po' il sistema europeo, ok? Bene, cosa di più? Politica. Politica, bene, io seguo un po', sono qua a rilassare un po'. La politica non ho visto, non c'è niente nuovo. Berlusconi sta ripetendo le stesse cose che dicevo un anno fa. Forse si è dimenticato cosa ha detto, adesso lo dice di nuovo. La questione è la mancanza della sovranità. Tipo, segue uguale. Io la settimana scorsa ho parlato con un amico che mi ha parlato di un partito nuovo che sta creando lui nel sud, a Calabria. Mi piace tantissimo il nuovo partito, ma la mia domanda numero uno è: qual è la parte economica? Perché tutto nella vita ha bisogno di economia, se no sono partiti per far pubblicità di cose irreali e dopo una volta che sei in potere fa la truffa, ruba, corruzione, si capisce perché? Perché la parte economica deve essere sistemata. Qualche dubbio? Fammi sapere, faccio un video solo per spiegare la mia teoria perché la politica deve essere di base economica. E non ho visto niente nuovo. Solo per me segue l'Italia, una repubblica senza sovranità, sotto controllo dal Partito Comunista Cinese e dal Partito Democratico Americano, che sono quelli che risolvono la questione economica. Non so, penso che ho un problema di memoria quando è il cellulare, ma va bene, finisco subito. Politica dopo parlo bene, faccio altre robe in dettaglio. Qua sono un aggiornamento delle cose, come stanno qua la Legruppe, qua l'Augustin Caceres. Altro, sono ancora con la questione degli alimentari, di vendere per l'export, la questione strutturale, sono sistemare bene la mia azienda perché io faccio affari molto grossi e una struttura piccola, sono a sistemare quello con gruppi nuovi, mettere questo gruppo insieme e dopo rilanciare tutti i nostri prodotti, che sono prodotti di gamma media, il riso, la pasta, il latte, prodotti che si mangiano giornaliero. Io vendo sempre in Africa, molto in Africa, i miei clienti africani, saluto a tutti, amo l'Africa, io voglio visitare tutti i paesi dell'Africa per vendere i miei Ma perché prodotti, tu a non vendi in controllare chi sta America? comprando i miei prodotti. Bene, social media ho fatto uno stop un po', sono molto contento con la notizia di Australia, che l'Australia finalmente ha iniziato a fare controllo della questione della social media e a incaricare Google e Facebook che devono pagare quando la gente fa condivisione di articoli di notizie. Questo sa benissimo, va d'accordo a quello che sono io in lotta da 2 anni nella Repubblica dell'Irlanda dove ho mia residenza legale. Io ho giudizi nella Repubblica Irlanda che ho scoperto è un paradiso legale, è la mia lotta in Irlanda e nella Unione Europea, come mai ci sta la Repubblica dell'Irlanda, un paradiso legale dove tutte queste aziende sono strutturate a rovinare l'economia mondiale e non ci sono leggi, sai? Io ho il mio giudizio, 2 giudizi di questi argomenti sociali, che è contro Facebook. È un giudizio per i contenuti che mi devono pagare e ritornare copie del mio contenuto, 12 anni di contenuto, e dopo anche l'altro giudizio che è lavorativo, dei mesi di lavoro, stipendio minimo, sono 10-12 anni di lavoro, stessa cosa, sta nella giustizia irlandese da 2 anni. Quella è la questione di social media e Facebook. Altre notizie. Bene, le notizie qua della famiglia Ronco, famiglia della mia mamma. Sono a sistemare le foto, il materiale. Il più bello è quello della mia zia che era cantante d'opera del Teatro Colombo a Buenos Aires. Foto bellissime che dopo ho fatto qualche video là, ma dopo faccio una
una presentazione propria di tutto il materiale, perché è molto bello. Ho chiesto al Teatro Colombo se c'è una copia da qualche volta che lei ha cantato. Lei ha cantato a Ginevra, in Svizzera, lei ha cantato anche a Washington, Stati Uniti e a Buenos Aires, tutta la sua carriera di 30 anni di lavoro come cantante d'opera, bellissima, le foto sono bellissime. E dopo c'è anche la mia zia che era dipingeva, l'altra zia che è psicologa, il nonno, il bisnonno, il distributore alimentare, sono tutti questi documenti che sono io a catalogare qua nella biblioteca, che è questo qua, guarda la situazione della biblioteca oggi, e lì sono, questi sono degli articoli di psicologia, qua sono Italia, l'inglese, la storia argentina. Qua sono diplomi, tutto quello che hanno studiato, là sono di pitture della zia, lettere, c'è di tutto. Ho trovato anche il testamento dal bisnonno, il testamento dal bisbisnonno quando è venuto da Genova, c'era il testamento. Ma va bene, guarda, un saluto qua dall'Argentina, qua è la vista dalla finestra, un saluto. Ciao ciao, saluti a tutti, Forza Italia, Forza Italia. Mi piace molto Forza Italia, ma ancora non ho niente concreto con Forza Italia, ma sono simpatizzante di Forza Italia. Va bene, un saluto, ciao 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 ciao.